Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vediamo insieme, siamo alla terza lezione di Marina per otto bassi. Ecco qua, abbiamo visto la parte B e la parte A, siamo arrivati alla lezione precedente qui, chiaro? Qua c'è poco da spiegare perché vedete, la parte B riproposta, ta ta ta, uguale a prima, non cambia nulla. Non cambia nulla fino alla pagina successiva, vedete? Fino a qui dove ci sta poi la parte C, quindi a voi interessa qui. Lo cerchio così, questa parte C, va bene? Solo qui cambia, quindi ta 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 ta, qui cambia. Che è questa parte, vedete? Che è così. Ripeto due volte la stessa cosa, nuovamente. Inutile che la rivediamo insieme. Andiamo avanti, cioè vi spiego questa parte. In chiusura abbiamo 3-2 cerchiato, 3-2 cerchiato, due volte. In apertura scendiamo in una posizione, 2 cerchiato, 3. Però il 2 cerchiato dura due pulsazioni. 1-2, 1-2, ripetiamo questo. Ora apro. Fate questo per una decina di minuti, ecco qua, vedete? Da qua, ta 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 ta, lungo, lungo, due pulsazioni. Bene, dopo una mezz'oretta bentornate, andiamo avanti, due cerchiato, tre, due cerchiato, tre. In apertura, due cerchiato, tre, due cerchiato, tre. Ora chiudo e salgo di una posizione, tre, e poi due. E mi fermo qua, quindi il tre che dura due pulsazioni, due, uno. Quindi questo, ripeto, questo in apertura, due cerchiato, tre, quindi... Due cerchiato, tre, chiudo col tre, due pulsazioni, due, quindi il tre è più lungo. Ripetete questo, in apertura due cerchiato, tre, poi il tre lungo, due pulsazioni, il due subito dopo la lasciata. Fatto questo, collegate tutta questa parte C e sarà così. Apro, la parte di poco fa, chiudo, vado avanti, tre, tre, 2, 2 cerchiato, 3, apro rigo successivo 3, 2 pulsazioni, 2 e mi fermo qua. Ascoltate bene questa parte, quindi così. 2 cerchiato, 3, apro col 3. Qua il 3 posso tenerlo premuto senza ribattere la nota, vi faccio vedere dove. Ripetete questa frase ovviamente sempre per una mezz'oretta. Di qua, vedete, riprendiamo da questo 3, 3, 3, 2. 2 cerchiato, il 3 lo tenete premuto, invertite il mantice, lo prolungate per due pulsazioni, poi il 2. Fatto questo per una mezz'oretta, bentornati, andiamo avanti, abbiamo dopo questo il 3 in apertura, 3, 2 cerchiato, 3, 2, 3 e chiudiamo col 2, 4 pulsazioni, questo. Nuovamente questo. Facciamo lento, 3, 2 cerchiato, 3, 2, 3, chiudiamo col 2, 4 pulsazioni. Abbiamo finito questa parte C. Ora, collegate tutta la parte ed è così. Metto un metronomo, così la sentite anche con un metronomo. È così. Apro. Secondo pezzo. Chiudo. Ripete la stessa cosa, imparate per bene questa parte, non bene, benissimo, ho anticipato una nota prima perché poi istintivo un po', diciamo non farla in modo schematico, ho anticipato prima un po' una nota, ecco qua, siamo arrivati fino a qui, poi nuovamente la parte C cambia solo la parte finale, il 2 che dura, vedete qui, 4 più 2, 6 pulsazioni, poi si riprende tutto da capo, quindi però vediamo prima questa, ripetetela tantissimo, i bassi come sono così. Ripete la stessa cosa, quindi vi consiglio di ripetere gli esercizi dedicati al foxtrot. Bene, arrivati qua, insomma, si ripete nuovamente la stessa cosa. Poi i bassi abbiamo come sono scritti: sono 4 più 2, e alla fine è così in chiusura. Questo. Ecco
Ovviamente se notate che poi manca diciamo il mantice, qui basta mettere qui lo sfiato, quindi la valvola di sfiato in apertura, scrivete stesso voi sfiato, ve lo consiglio magari così, anzi lo indico già io sfiato, per trovarvi già valvola di sfiato recuperando insomma l'inizio, perché arrivati qua, si riprende da questo simbolo a questo simbolo e poi si fa il finale, cioè che vuol dire? Si prende da capo insomma in poche parole, da capo non dal primo rigo ma da qua, quando inizia la parte prima pagina, qui sotto, si ripete tutta. Poi si arriva dove c'è questo simbolo, e questo simbolo dov'è? Eccolo qua, l'abbiamo, qualcuno l'avranno già visto, insomma quando si ripete tutta si arriva qua e si finisce, chiaro? Ora la sentiamo, vi faccio sentire di qua per finirla, ed è così. Insomma, vediamolo insieme, però come vediamo direttamente l'aggancio è quello di prima in apertura, questo già lo sapete suonare, quello che è fatto prima, la coda o finale come è scritto, se l'amo di una posizione e facciamo il terzo dito, tre pulsazioni, 1 2 3, due cerchiato, tutto questo in chiusura, 1 2 3, ora in apertura, tre cerchiato, due pulsazioni, ripetiamo questo, 1, 2, metto un metronomo, se sentite anche le pulsazioni, chiusura, coda, o finale, apro, bene, ripetete questo, vedete, questo già lo sapete fare da qua, questo, la coda o finale è uguale, questo, quindi quarta posizione, tre pulsazioni, qui una, poi aprite, due pulsazioni, fatelo per una decina di minuti, bentornati. Andiamo avanti con queste altre note, sono così, in chiusura. 3, 3, due cerchiato, in apertura o così, ta, come certo sì, chiudiamo col 4, siamo di una posizione tutti insieme, chiaro? Quindi questo, apro, è chiaro? Quindi è questo, si può anticipare, tararara, così, chiaro? Come viene qui? Con i bassi, agganciando tutto, vabbè, vedete prima questo, vi faccio vedere cosa dovete fare, questo, due cerchiato, poi aprendo, tarara, chiudete col 4, salite in una posizione tutti insieme. Facciamo sul finale con i bassi molto lentamente, questo, ovviamente tra qualche mesetto che metterete i bassi, aprendo, ora in chiusura, qua cambiano i bassi, vanno in posizione di fa, subito ricambiano in posizione di do, però aprendo, chiudiamo con tutte e due i bassi e chiudo, e tutti insieme, quindi in questo caso ho fatto solo il blocco finale di qua, fatto questo, collegatelo tutto bene. Insomma, se ci sarà interesse vedremo anche di mettere qualche abbellimento, insomma, ma dipende sempre da voi, se c'è molto interesse, non solo diciamo un utente. Bene, se vi è stato utile questo video, condividetelo, insomma mettete un mi piace, sarà un modo per farmi capire che insomma siete interessati ad altri video. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti.